Hart Hearing, portavoce dell'ambasciatore olandese in Italia. Una provocazione: l'Olanda crede all'Italia, forse è una mosca bianca? Ma non credo, l'Olanda crede in Italia, certo, crede anche nel Veneto. E noi cerchiamo di esportare la nostra cultura della bici e crediamo che qui c'è molto interesse qui in Veneto, è proprio per quello che l'Olanda quest'anno è paese ospite di Expo Bici. Come mai questa filosofia così radicata nel vostro paese della bicicletta? È radicata per una serie di motivi. È un paese piatto dove si va bene facilmente in bici, poi è un paese dove la gente in generale non si dà tante arie. Quindi da noi si dice: fai il comune, fai il semplice, sei già matto abbastanza, allora piuttosto della macchinona andiamo in bicicletta e ci andiamo tutti. Come avete risolto la problematica dei furti delle biciclette? Qui purtroppo a Padova c'è un triste primato. Ma forse da noi si sta anche peggio. Qualche anno fa, in un anno, ne hanno rubato 800.000 su un totale di 18 milioni. Molte di queste erano vecchi cadaveri che non erano una gran perdita. Però adesso si sta pensando e si usa molto il GPS. Con il GPS, cioè, si può mettere la targa, però con il GPS si possono arrivare ai ladri, e in alcune città usano addirittura delle bici esca che servono bene ad acchiappare i ladri. Una novità del mercato. Noi qui presentiamo, insieme al nostro sponsor Nexive, ex TNT Post, una bicicletta particolare, la più veloce che ci sia mai esistita. Sarà qui nel padiglione olandese, cioè nel padiglione olandese a Expo Bici.